Con la messa celebrata nella cattedrale di San Zeno dal vescovo Monsignor Fausto Tardelli, la diocesi di Pistoia ha, come avviene da alcuni anni, vissuto un appuntamento speciale dedicato all'inizio del nuovo anno pastorale. Per essere sempre più chiesa comunione, chiesa sinodale, e per aprirci alla missione, a quell'annuncio del Vangelo dentro le realtà del mondo, dentro la vita degli uomini che attendono il Vangelo. È un anno di preparazione anche in un certo senso a quello che sarà poi il vero e proprio sinodo diocesano che ho indetto per gli inizi del 2021. E appunto nel segno della missione è stato il mandato consegnato in cattedrale a catechisti e operatori pastorali. È un portare in emergenza, alla luce, quella vocazione battesimale che ci pone al servizio degli altri, nella Chiesa e per il mondo. Il mandato esprime questa vocazione che il Signore dà ad alcuni di servire il Vangelo, ed è anche un momento nel quale preghiamo per tutti coloro che svolgono un servizio nella Chiesa e lo svolgono bene, con entusiasmo, e preghiamo perché lo possano svolgere sempre meglio e davvero per il bene comune. Nella serata ai partecipanti è stato poi consegnato il motu proprio di Papa Francesco, che istituisce la Domenica della Parola. Perché in fondo la parola di Dio è ciò che ci costruisce, la fede nasce dall'ascolto, e la parola di Dio, che sappiamo è fatta carne, è Gesù Cristo stesso, Verbo della vita. E dunque questa giornata della parola di Dio che il Papa ha istituito è un momento importante, e noi distribuiamo questo documento che istituisce la giornata, perché sulla parola di Dio si fondano le nostre comunità, si fonda la Chiesa, e anche dalla parola di Dio ricava quello slancio missionario che è il nostro obiettivo.